Buonasera, sono Antonio Abruzzese, componente del consiglio direttivo della Proloco di Soveria Mennelli. Porto i saluti del presidente Antonio Ferrante, che per motivi di salute non ha potuto presidiare, e del responsabile Telethon Raffaele Marasco di Crucoli. Saluto il vice sindaco di Soveria Mennelli, il professore Mario Caligiuri, il presidente del consiglio Angelo Siriani, tutti i consiglieri, gli amministratori e le autorità presenti. Saluto inoltre il comandante della stazione dei carabinieri di Soveria Mennelli, il maresciallo Andrea Pagani, in rappresentanza della compagnia dei carabinieri di Soveria, che sono da sempre impegnati a garantire la nostra sicurezza. Ringrazio i nostri media partner Liberi TV, ST Television e Cal News, ma soprattutto ringrazio tutti voi per essere qua stasera. Cedo la parola al vice sindaco, il professore Mario Caligiuri, che porterà i saluti dell'amministrazione comunale. Buona serata. Porto a tutti voi i saluti del sindaco, del dottore Leonardo Siriani, di tutta l'amministrazione comunale, qua rappresentata dal presidente del consiglio comunale, dai consiglieri Giuseppe Gabriele e da Luigi Aristodemo. Un saluto molto caro alla rappresentante della Proloco Antonio Abruzzese, al caro amico Franco Montesano, coordinatore del SERT dell'ASP di Catanzaro, alla cara Mirella Samele, che è legata alla nostra comunità in quanto suo padre è quello che ha realizzato tanti anni fa la scuola media di Soveria Mennelli, che è stata restituita da poco alla città e che quindi è operante da qualche settimana nuovamente, quindi ancora resiste, è stata realizzata bene quando è stata fatta. Poi a Bruno Villella, a cui mi legano particolari legami di affetto, di stima e di amicizia. Un caro saluto a tutti voi, amici di Soveria e soprattutto chi non è di Soveria, e un caro saluto anche al rappresentante dei Carabinieri, al maresciallo Pagano, che rappresenta questa struttura centrale della nostra comunità. Soveria, questa sera, e tutto il territorio si arricchiscono di un nuovo servizio, quello del centro alcolisti in trattamento. Ma non è questo un servizio qualsiasi. È un servizio che è stato realizzato da volontari ed è un servizio che riguarda la salute. Il volontariato e la sanità sono due temi decisivi per la società contemporanea. Le difficoltà sempre maggiori del settore pubblico richiedono e richiederanno un impegno sempre maggiore da parte dei cittadini. La salute è il tema centrale che riguarda i diritti dei cittadini e l'efficienza e la credibilità delle istituzioni. E c'è purtroppo anche in questo settore un abisso tra nord e sud del paese che non riusciamo a colmare. La nostra comunità ha un vivace volontariato, lo dimostra stasera questa iniziativa. Ma anche le tante attività che sono presenti nella nostra comunità. I servizi alla persona, c'è l'Emmaus che cura gli anziani, i servizi per i bambini e l'infanzia, il girasole è a mano libera, l'Avis che rappresenta una realtà importante per tutta la regione, la cultura, c'è il piccolo teatro, la Fondazione Italia Domani che insieme con l'editore Rubettino abbiamo creato, lo sport, la Garibaldina, il Real Soveria, i Max Scooter, la Bocciofila, i Lions che 26 anni fa sono stati creati in questa comunità, adesso c'è pure la Fidapa e tante altre. Sulla salute c'è l'ospedale civile che, come diceva Bernardino da Siena, è l'occhio della città,
una realtà ancora operante, una realtà importante che proporremo di intitolare a un nostro grande sindaco, a Mecuzzolo Iacono, che vi prego di ricordare con un applauso. Non è presente purtroppo stasera Giuseppe Perri, con il direttore generale dell'ASP, con il quale vedremo di inaugurare il nuovo pronto soccorso nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, e vediamo di, siamo in contatto costante per assicurare servizi essenziali e rendere efficiente anche l'eliporto, che è la superficie che c'è annessa al nostro ospedale, in una logica di rete insieme con tutti i comuni del circondario. Il tema è molto importante, un tema diffuso e spesso ignorato. Non è un tema di attualità per i media, pur essendo di drammatica attualità. Non è di attualità per i media come la droga o come le stragi del sabato sera, che hanno numeri di gran lunga superiore a quelli del pur tragico fenomeno del femminicidio, ma sui quali però i media non prestano quasi o nulla attenzione, così come per i fenomeni dell'alcolismo. Non è quello di stasera un argomento di moda, anzi fino a qualche anno fa un tema da evitare e da non ammettere. Anzi, parlare di questo a Soveria Mannelli conferma che noi siamo una scheggia di libertà. Non a caso, quasi 20 anni fa, un nostro assessore comunale, che si chiamava Giordano Bruno Guerri, uno dei più grandi intellettuali del nostro paese, diceva che la mente va aperta tutta, come un paracadute. L'alcolismo, come tutti i problemi che riguardano l'uomo, è un problema complesso. Ognuno di noi è immerso nel proprio mondo, nel proprio universo, popolato da angeli e demoni. Ma il paese però ha un vantaggio. Il paese, come diceva Cesare Pavese, vuol dire non essere soli. Quindi questa cultura antica, ancestrale, che qua ancora sopravvive a dispetto della modernità, della globalizzazione e dei cattivi pensieri. Il paese vuol dire un luogo liberato dove ciascuno può essere se stesso. Siamo onorati di ospitare questa sera una manifestazione così significativa per quello che rappresenta, per ciascuno di voi e per tutta la nostra comunità. Nei mesi scorsi la stampa, uno dei più importanti quotidiani italiani, ha dedicato a Soveria Mannelli un importante servizio giornalistico, che ha dato poi la possibilità al TG2 Dossier di venire a Soveria e a realizzare un servizio che sarà trasmesso nelle prossime settimane, e addirittura qualche giorno fa il New York Times ha dedicato un articolo importante, uno dei più prestigiosi quotidiani del mondo, ha dedicato alla nostra comunità un servizio identificando Soveria Mannelli come un luogo della innovazione e della cultura. Soveria quindi come caso di studio, non a caso negli anni passati è stato ampiamente studiato nelle università del nostro paese, un luogo di innovazione grazie soprattutto alle imprese che operano in questa comunità, alla Rubettino Editore, una casa editrice tra le più importanti d'Italia, alla Camillo Siriana Arredamenti, che esporta mobili per comunità e per scuole in tutto il mondo, dalla Cina a Malta al Giappone. Così come anche il lanificio Leo, la più antica fabbrica della lana, ancora perfettamente funzionante, per non dire poi della filiera agroalimentare e di quella dell'alluminio. I problemi non mancano, anche nella nostra comunità. Il luogo dove noi stiamo svolgendo questa iniziativa, costruito nel 75 come mercato coperto, non è mai entrato in funzione con questa finalità. Nel corso degli anni ha avuto un utilizzo parziale, grazie all'amministrazione precedente negli ultimi anni,
è stato inaugurato e vedremo di realizzare in questo luogo una casa della cultura, e qui sposteremo anche la biblioteca comunale che negli ultimi anni è stata dismessa e che rappresenta un luogo importante di aggregazione e di identità. Noi nei prossimi anni, anche in collegamento con quello che voi fate stasera, rilanceremo soveria.it, perché ancora siamo il comune più informatizzato d'Italia, non per nostro merito, ma perché purtroppo l'Italia è un paese fermo, seduto, ingessato. E in Italia sono tanti i nemici di internet che sottraggono il futuro ai nostri figli. Nei prossimi anni punteremo sull'innovazione sociale, valorizzando tante attività che ci sono all'interno della nostra comunità, per cercare di essere un punto di incontro dell'innovazione nel nostro Paese. Il futuro ha un cuore antico e non a caso il 19 gennaio del prossimo anno festeggeremo di nuovo il compleanno della città e assegneremo di nuovo il Manno d'Oro a un soveritano che si è particolarmente distinto per illustrare la nostra comunità. Così come lavoreremo per Soveria Sicura, vogliamo un paese senza morti bianche, come presteremo attenzione alla diffusione della droga, che purtroppo nelle sue varie sfaccettature è un problema importante. E un'attenzione particolare dovrà essere riservata al rischio sismico, non perché sia d'attualità, ma come diceva l'attuale capo della polizia, il prefetto Gabrielli, quando era il responsabile della protezione civile nazionale, diceva: io la notte non dormo perché ho due incubi. Il primo è quello dei Campi Flegrei, il secondo è quello della Calabria, perché noi siamo una regione ad altissimo rischio sismico. Quella di stasera, concludo, è una bella occasione, è una bella giornata per guardare di nuovo con fiducia e speranza al futuro. Capire dove siamo e cosa stiamo davvero facendo, perché il presente non coincide con il rumore dell'attualità. Oggi è una giornata in cui tante storie si incontrano, in cui tante vite emergono, vite che meritano di essere conosciute e in un certo senso risarcite. Grazie per quello che fate. Soveria Mannelli vi accoglie con affetto e con l'impegno di accompagnare fino in fondo il vostro cammino. Concludo davvero dicendo che in tutti questi anni ci vogliono fare credere che la crisi che stiamo attraversando sia una crisi di carattere economico. Eppure non è così, perché mai il mondo è stato così ricco, così come è stato così sicuro. La crisi che noi stiamo attraversando è una crisi culturale, è una crisi di identità, è una crisi di valori, è una crisi soprattutto spirituale. E per descrivere questo bisogno di Dio, nessuno più di Salvador Dalì ha identificato questo, perché oltre che ai valori della religione, bisogna fare forse più attenzione, prestare alle categorie dell'arte, perché l'arte descrive ciò che il mondo diventerà. Diceva Dalì: il cielo non sta né in alto né in basso, né a destra né a sinistra. Il cielo sta esattamente al centro dell'uomo che ha fede. Io non ho ancora la fede e temo di morire senza cielo. Per quello che voi fate, voi ci date fede e fiducia nell'avvenire. Grazie. Mi rivolgo subito all'amico Mario Caligiuri, che lo ricordo come brillante e lungimirante assessore alla cultura e prima ancora sindaco del comune di Soveria Mannelli, con cui abbiamo fatto cose importanti insieme, perché abbiamo organizzato un corso di sensibilizzazione, abbiamo cominciato a parlare di questi problemi, abbiamo cominciato a attivare, seppur in maniera saltuaria, un gruppo di sostegno, abbiamo lavorato per poter fare qualcosa anche alla regione. Il percorso è stato un po' lungo, ma alla fine l'obiettivo, almeno un primo obiettivo, l'abbiamo raggiunto, quello di aprire ufficialmente e formalmente un gruppo di sostegno, questo è esterno ai servizi che vive nella comunità, per le persone che hanno disagi alcol-correlati. E quindi questo era doveroso dirlo e anche ringraziare, perché l'attenzione non è di tutti, anche la sensibilità non è di tutti, lo hai anche dimostrato con le parole.
parole cortesi che hai usato nei nostri confronti. Parleremo, e ne parlerà meglio di me la dottoressa Samele, di un argomento difficile, ostico, che si affronta in genere con difficoltà, che spesso nascondiamo, perché il problema legato all'alcol è un problema diffuso nei nostri territori, come nei territori anche non calabresi, addirittura europei se non internazionali. Cioè, i problemi alcol correlati sono diffusissimi, l'alcolismo è diffusissimo, molto più della droga, dell'uso di eroina, dell'uso di altre sostanze. È una sostanza che purtroppo, in quanto legale, viene accettata e sostenuta dalle comunità locali, e quindi spesso si ignorano i rischi che si corrono bevendo alcolici, specie se se ne beve in abbondanza. Quindi parlarne, sensibilizzare, fare un discorso di sensibilizzazione di popolazione, è quello che noi adesso stiamo facendo, un approccio verso le famiglie della comunità locale, parlare di questo comportamento a rischio è già molto importante, perché poi ognuno di noi rifletterà, penserà alla persona che magari conosce che questo problema ce l'ha, potrà dare anche un sostegno concreto, quindi è sempre bene potersi incontrare e parlare di questi aspetti. Ne parliamo in maniera gioiosa, anche pensando al futuro, alle possibilità di recupero, però insomma è giusto parlarne e ricordarsi che l'alcol spesso provoca dei danni molto, molto grossi. Nello specifico parleremo del club di acquisti in trattamento, poi Bruno, che è il volontario, il servitore insegnante del club di Soveria, spiegherà bene cos'è, come intende muoversi, come intende lavorare nel territorio. Ma il club di acquisti in trattamento è un gruppo di sostegno dove le famiglie che hanno problemi di alcol, magari dopo aver fatto un percorso, meglio se dopo aver fatto un percorso nei servizi pubblici, si rivolge per continuare questo percorso a lungo termine. Un percorso di sobrietà che deve mantenere per tutta la vita, ed è una cosa difficilissima da vederla, no? Per cui se noi abbiamo un sostegno in questo percorso, ben venga. Ecco, devo dire con molta soddisfazione che noi nel nostro territorio questa modalità, questo approccio di lavoro lo abbiamo sempre avuto e ci abbiamo anche molto creduto, ma devo dire con soddisfazione che questa nostra idea è stata accolta anche con entusiasmo in tutti i servizi del territorio, e in particolare dai SERT del territorio aziendale. Noi adesso andremo a costituire, siamo in fase di rientro anche noi, in fase di riorganizzazione, quindi andremo a ricostruire un servizio, diciamo, unico nel territorio con delle articolazioni, e questo ha provocato anche delle difficoltà oggettive, no? Anche nel recepire queste novità. Però la mia prima impressione è che stiamo lavorando anche bene e con entusiasmo, nel senso che stiamo mettendo insieme le risorse e le competenze che sono diversificate, che non nessuno di noi ha il sapere, no? Alcuni hanno delle esperienze, altri ne hanno altre ancora, quindi mettere insieme le esperienze e lavorare insieme può essere molto proficuo, e questo il risultato, è uno dei risultati, è appunto l'apertura del club di acquisti in trattamento a Soveria Mannelli. Non che il Setti Lamezia non lavori già molto e molto bene in campo alcolologico, devo dire questa cosa, perché poi magari Mirella da sola non se lo dirà, almeno glielo dico io. Insomma, noi sappiamo che le risposte alle persone che hanno questo disagio vengono date al Setti Lamezia, però avere la possibilità di collaborare con una struttura che all'esterno, nel volontariato, assicura un sostegno nel percorso di sobrietà per tanti anni, se non per tutta la vita, è una forza in più, è un'arma in più, alla quale io credo molto, e ho l'impressione, appunto, sono convinto che anche gli altri colleghi se ne stiano convincendo sempre di più. Lavorare nel servizio è importante, avere i gruppi nel servizio, avere gli psicologi che fanno un lavoro estremamente significativo è importantissimo, ma purtroppo le persone che hanno problemi di alcol sono tantissime, sono tante, le persone che vengono da noi sono tante. Se abbiamo la possibilità di avere all'esterno una forza, un sostegno che ci aiuta in questo lavoro, ben venga. Io dico sempre nel rispetto delle reciproche competenze e autonomie, no? Il SERT lavora per quello che deve lavorare, i club lavorano nella loro ottica, poi insieme si collabora, ci si incontra e si dà una risposta concreta alle famiglie che hanno questi disagi, rispettando però le autonomie dell'uno e dell'altro. Questo percorso
a Sovria Vannelli era già iniziato in tutto il territorio, però in maniera un po' zoppicante, a fasi alterne. Adesso invece ci auguriamo che ci sia un percorso che ha inizio quest'oggi, è già iniziato da un po' di tempo, da qualche mese, e vada avanti in maniera sempre più proficua. Immaginiamo ovviamente che al club di Sovria Vannelli si raggiungano anche degli altri, perché il CAT di per sé è un'espressione territoriale che contribuisce a cambiare, a modificare la percezione del rischio alcol correlato e a cambiare anche la cultura antropologica esistente. Quando noi parliamo di alcol, parliamo di una sostanza che viene accettata dalla comunità, fa parte della nostra cultura. Ci troviamo l'alcol in momenti conviviali, ed è normale che sia così, fa parte della storia dell'uomo. Però se nelle comunità si comincia anche a vedere che delle famiglie che hanno questo problema stanno andando meglio, stanno facendo un percorso di salute, questo percorso di salute si fa non solo nei servizi ma anche nel club, il club contribuisce a cambiare la cultura antropologica della comunità locale in cui si trova, ed è per questo importantissimo che il club lavori al di fuori dei servizi. Quando noi diciamo sempre, beh, noi facciamo la nostra parte, ne abbiamo già tante di cose da fare, però se abbiamo il club è meglio che sia nella comunità che sia all'esterno, perché funge da catalizzatore per le persone che hanno questi disagi e dà risposte concrete. La speranza quindi è, caro Mario, che al club di Sovria Vannelli se ne aggiungono degli altri nel territorio di riferimento. Il Reventino ne avrebbe bisogno, diciamo. L'ideale sarebbe che ogni centro, ogni comunità locale avesse un CAT. Non è facile, noi ci lavoriamo davvero da decenni e siamo riusciti molto in parte a raggiungere questo obiettivo, però non ci siamo mai scoraggiati e siamo andati avanti. Io chiudo perché non voglio farla lunga, anche perché la dottoressa Samele, che è referente dell'alcolologia nel Setti Lamezia, e credo che queste competenze e queste responsabilità saranno pienamente riconfermate, e quindi si andrà avanti per come l'organizzazione dei servizi finora ha prodotto. Ecco, passo la parola alla dottoressa Samele, che è referente all'alcolologia del Setti Lamezia, e ci parlerà proprio degli aspetti più tecnici e scientifici dell'alcolismo e dei problemi alcolcorrelati. Grazie di nuovo per l'accoglienza. Perché quando l'onorevole Caligiuri parla di spiritualità, come sfonda una porta aperta. E quando Franco dice alcune cose sull'alcol, io non posso che condividerle. Riconoscendo a Franco, tra l'altro, una cosa importantissima per me, è che io, cioè lo dico sempre, io mi sono convertita come San Paolo sulla via di Damasco, ma sulla via di Soverato, nel senso che tanto tempo fa andavo a fare un corso di formazione presso il SERT di Soverato, e quello è stato il corso che un po' mi ha segnato l'ultima parte della vita, il motivo per cui oggi poi sono qui. Mi sono appassionata e ho condiviso alcune esperienze fatte con loro, ma ho condiviso soprattutto l'approccio che non è l'approccio alla singola persona quando parliamo di alcol, è l'approccio alla famiglia. Infatti io dico sempre che non è che io ho un paziente, ma in genere ne ho 4-5, quanti sono i componenti del nucleo familiare. Io ho preparato qualche cosa giusto per avere un filo conduttore, ma poi io sono una che parla tanto, tra l'altro frenatevi. Essere indipendente è l'obiettivo, credo, di ognuno di noi, no? Dove indipendente è la capacità appunto di autodeterminarsi, di ragionare, di fare le scelte. Poi come sottotitolo c'è l'alcol, che è un nemico spiritoso, perché spesso noi ricorriamo all'alcol appunto con una perché lo riteniamo una sostanza conviviale, riusciamo a ridere, a scherzare, la lingua si scioglie e tutto il resto, però è molto insidioso. Diamo un po' di numeri, i numeri dell'alcol. A proposito dell'alcol, do i numeri. Il 75% degli italiani consuma alcol. Di questo 75% degli italiani, 3,5 milioni sono bevitori a rischio, 1 milione sono gli alcolisti, e in Italia una cosa importante, il primo bicchiere viene consumato intorno agli 11-12 anni, e il 7% dei giovani dichiara di essersi ubriacato almeno 3 volte alla settimana. Quindi non è poco questo.
È in aumento il consumo di bevande alcoliche negli adolescenti, è in incremento il numero di individui che si orienta a consumare birra. No, sta cambiando la modalità del consumo, da che noi avevamo un consumo soprattutto rivolto verso il vino, stiamo diventando mid-europei in questo e quindi consumiamo la birra. Poi sorgono anche iniziative, voglio dire, di artigianalità rispetto alla produzione della birra. È cambiato il modello culturale. Ne parlava prima l'onorevole Caligiuri, la cultura. È cambiato il modello culturale. La bevanda alcolica non viene più considerata al pasto, eccetera, ma è un momento conviviale, è un momento di aggregazione, è un momento quindi socializzato, o perlomeno è ritenuta tale. C'è poca consapevolezza però rispetto ai danni derivanti dall'uso degli alcolici. Questo è il punto su cui noi dobbiamo soffermarci. Che cos'è? Dov'è? Perché? No. La promozione della salute consiste nel favorire l'adozione di stili di vita corretti. Quindi vuol dire che dobbiamo sensibilizzare la popolazione sulla necessità di abolire il fumo, di abolire l'alcol e le droghe. Questo lo dice il piano sulla salute. Tante volte, che cos'è l'alcol? L'alcol è una sostanza, bla bla bla, ottenuta dalla fermentazione di alcuni zuccheri. La cosa importante è che induce dipendenza più di tutte le sostanze e droghe illegali. Su questo non tutti naturalmente sono d'accordo, perché qual è la cosa che sentiamo dire sempre più spesso? Ma insomma, ma che farà un bicchiere di vino? Ma anche due, possiamo concederci, ma dai, ti sciogli un po' la lingua, riesci a stare più in allegria. Tutto ciò è vero, ma bisogna metterci tanti ma, perché poi da qui in avanti il passo purtroppo è breve alcune volte. Andiamo avanti, questo si vede male, comunque questo è per dire dove si trova l'alcol, no? Perché poi ci sarà una successiva diapositiva, mi auguro, che spiegherà anche dove noi pensiamo che non ci sia l'alcol, no? Per esempio l'ultima, qua dove parliamo delle merendine, il pane in cassetta, tutti i farmaci. L'alcol è ubiquitario praticamente. Cioè, tanti dei farmaci che noi consumiamo, per esempio i preparati in gocce, sono preparati a base di alcol. Molti degli sciroppi che utilizziamo per la tosse, per esempio, sono a base di alcol. Molti dei farmaci omeopatici, lo dico ai colleghi medici omeopati, sono sciolti nel mezzo alcolico, quindi è onnipresente. Sono gli effetti, mi hanno riservato questa parte, diciamo, più tecnica, quindi vi devo parlare di cose brutte, di quelli che sono gli effetti che ha questa sostanza. Naturalmente dipende poi dalle dosi, l'effetto è legato alle dosi. A dosi moderate ha un effetto tranquillante ed a volte euforizzante. Dopo un periodo di abuso prolungato produce dipendenza fisica e mentale ed in assenza della sostanza si avvertono sintomi anche molto gravi. Che cosa vuol dire? Vuol dire che si va in astinenza. L'astinenza è data dai tremori delle mani e della lingua, i crampi, la nausea, l'ansia, l'irritabilità. E naturalmente, andando avanti e aumentando le dosi, passiamo al momento dell'incoordinazione psicomotoria, il rallentamento dei riflessi. Il rallentamento dei riflessi è una cosa importantissima. Se voi pensate alla relazione tra l'alcol e la guida, no? Laddove vengono posti, cioè si riforma sempre costantemente, periodicamente il codice della strada, adesso abbiamo un tasso alcolemico ammesso pari a zero, mentre fino a poco tempo fa era pari a 0,5. Io dicevo sempre nei corsi di formazione che di volta in volta ho fatto nelle autoscuole, eccetera, dicevamo, non è che un giorno si è svegliato il legislatore, siccome doveva mettere un numero, ha messo sto 0,5. No, tutto è nato proprio dallo studio degli effetti che determinate quantità di alcol producono nell'organismo, naturalmente legato al sesso, legato al peso, legato al fatto se l'alcol è stato assunto a stomaco pieno o a stomaco vuoto, ma comunque quello 0,5 rappresenta un momento veramente delicatissimo, perché superati i due bicchieri
di vino, signori miei, o le due birre, abbiamo superato con l'Inter. E che cosa succede? Succede già prima che i nostri riflessi, soprattutto il riflesso della vista, cominciano ad essere compromessi. Passiamo da quella che è la nostra visione a 180 gradi alla visione a tunnel, che noi guardiamo come se guardassimo attraverso un cannocchiale, per cui il pericolo, la macchina che ci sta davanti, la vediamo molto più lontana rispetto alle reali distanze. Non veniamo privati della visione laterale, cioè noi non vediamo ciò che è sul marciapiede, perché ogni tanto sentiamo pure in televisione, no? Cioè un pazzo ubriaco ha investito la persona che è sul marciapiede, ma perché non l'ha vista? Cioè non è che l'ha fatta apposta ad andare sul marciapiede, non l'ha proprio vista. Quindi rallentamento dei riflessi, alterazione della capacità di giudizio, capite bene quello che succede, no? La depressione respiratoria, il coma etilico, la morte. Sul coma etilico io vi voglio dire due parole, no? Non che spiegarvi che cos'è, non è tanto quello, è il fatto che, vi ricordate una delle prime diapositive, abbiamo parlato dei giovani che si ubriacano, fanno quello che comunemente viene detto il binge drink, cioè bere in maniera smodata due o tre volte alla settimana, magari il fine settimana, e poi non bevono, vanno a scuola, possono essere normali. Però questa forte sensibilizzazione recettoriale, data in un breve tempo con grosse quantità di alcol, può produrre quello che è il cometilico. In cometilico spesso vanno i ragazzi alle feste dei 18 anni. Tanti, e i colleghi che lavorano nel 118 lo sanno benissimo, vengono, scusatemi il termine, raccattati da queste feste, i ragazzi in coma. Perché? Perché una delle cose importanti che come genitori, come medici, come semplicemente persone dobbiamo sapere è che, abbiamo detto prima, l'alcol è legato alle dosi, alla persona, sei alto, sei basso, sei più o meno robusto, ha determinati effetti anziché altri. Però noi stiamo parlando dei ragazzi. Stiamo parlando dei ragazzi che, appunto perché giovani, non hanno ancora la capacità della metabolizzazione di questa sostanza, così come nell'adulto. Che cosa vuol dire che non hanno la capacità di metabolizzare l'alcol? Tutto ciò che noi ingeriamo passa attraverso il nostro stomaco, insomma in qualche modo viene digerito, poi assorbito, arriva. Insomma, noi abbiamo un laboratorio, che è il laboratorio chimico del nostro organismo, che è il fegato. Nel fegato avvengono dei processi appunto di metabolizzazione, fanno sì che qualsiasi sostanza venga poi tramutata. Queste catene enzimatiche nei giovani al di sotto dei 16 anni non sono ancora perfettamente formate. Quindi il rischio che corre un ragazzo rispetto alla persona adulta viene ad essere moltiplicato, proprio perché l'organismo non ha la capacità di trasformazione dell'alcol. E allora si estrinseca praticamente la potenzialità dell'alcol come sostanza tossica, direttamente tossica sui vari organi del corpo, quindi a livello cerebrale, a livello epatico, e diciamo si producono dei seri danni d'organo. E nei ragazzi spesso si arriva con la compromissione al coma etilico. Dal coma non è che sempre si torna indietro. Noi ci auguriamo che si torni sempre indietro, però spesso dopo c'è la morte, e che è una cosa chiaramente terribile. Un'altra cosa da tenere presente è il problema delle donne. Perché noi, care donne, ci siamo massificate, omologate ai nostri amici, amanti, fidanzati, mariti, diciamo, alla nostra anima gemella in tutto e per tutto, portando i pantaloni, così come li porto io, e mangiando quello che mangiano loro, guidando, comportandoci esattamente come fanno loro, e lo stiamo facendo anche per quanto riguarda queste abitudini, no? Che nascono come abitudini. Fino a poco tempo fa era inammissibile che una donna avesse una birra in mano, no, camminasse, perlomeno io appartengo già a un'altra generazione, ma una signora come me con la birra in mano non la vedeva. Adesso si vede, non solo la signora, si vedono le ragazzine,
13, 14, 15, 16 anni che bevono, che vanno a prendere l'aperitivo naturalmente alcolico, che bevono le birre, che passeggiano portandosi a spasso queste birre, perché effettivamente c'è questo desiderio di omologazione con l'altro sesso, no? Noi siamo come loro, come se essere come loro fosse un privilegio. Alcune volte non lo è, in questo caso sicuramente non lo è. E però che cosa sorge? Le donne sono diverse fisicamente dagli uomini, no? Hanno una costituzione fisica diversa, quindi una birra in un ragazzo di 70-80 kg ha un effetto, la stessa birra in una ragazzina più gracile ha un altro effetto, sicuramente più deleterio. In più le donne hanno questa grande cosa di diventare mamme, è una grossissima responsabilità diventare mamme, e durante la gravidanza, questa è in effetti una diapositiva vecchia, chiedo venia, perché bisogna assolutamente che io la cambi, per dire che non è solo durante la gravidanza che la donna non deve bere, ma nel momento in cui decide di concepire un figlio non deve bere. Oggi sempre di più è messa in relazione il concepimento con l'assunzione dell'alcol, e l'alcol è uno anche dei motivi di infertilità di tante coppie. E dico ancora di più che non è solo la donna che deve astenersi dal bere alcolici durante il periodo del concepimento, ma anche l'uomo. E sia per l'uomo che per la donna, ribadisco, diventa un motivo di infertilità, di grossa infertilità. In più pare che proprio in questi primi momenti in cui la vita prenderà corpo, l'assunzione dell'alcol è assolutamente deleteria e potrà determinare grossi danni al nascituro. Non parlo delle donne alcoliste, perché esistono le donne alcoliste così come esistono gli uomini alcolisti, ma parlo delle donne che usano l'alcol e degli uomini che usano l'alcol. Quindi qua io non mi sto rivolgendo ad una platea di alcolisti, cioè di gente che sta pagando sulla propria pelle e porta la malattia, perché l'alcolismo è una malattia. Noi dobbiamo uscire anche da questo concetto del fatto che lui beve, lui è un alcolista, io no, io berrò una birra. No, l'alcol è una sostanza tossica. Se voi andate sul vocabolario e cercate la definizione di alcol, verrà fuori che è una sostanza tossica. Quando vado nelle scuole a parlare di quei ragazzi, proviamo a cercare qual è un'altra sostanza tossica, giusto per capire, no? Che cosa vuol dire una sostanza tossica. E allora i ragazzi incominciano a dire, ma allora è un veleno. Diciamo che è un veleno. Tu conosci qualche altro veleno? Allora si sbizzarriscono a trovare quello. Perché effettivamente il danno di questa sostanza non è solo nel fatto che sia una sostanza psicoattiva, che quindi abbia si estrinseca, diciamo, la sua capacità di influenzare il nostro sistema nervoso, il nostro cervello, il centro della volontà, tutte le vie eccetera che si accendono, ma produce il danno d'organo. Cioè tutti gli organi del nostro corpo vengono ad essere compromessi. E questo, tra l'altro, voglio dire, è una cosa in più, ecco, a proposito delle abitudini, a proposito dei fatti culturali, di tutto ciò di cui siamo impregnati, no, nella società. Il rischio di sviluppare un tumore, no? Il rischio oncologico legato all'uso dell'alcol. Si stima che il 7% di tutte le neoplasie riconoscano nell'alcol una causa. Non so se ci avete mai riflettuto su questo. Tutti sono pronti a dirmi, anche i pazienti quando vengono, eh sì, perché comunque mi danneggia il fegato. Sicuramente sì. Infatti quando prima il dottore Montesano parlava del fatto che l'alcol miete più vittime rispetto all'eroina, diceva una cosa verissima, perché se noi calcoliamo quanti sono i morti di alcol e quanto sono i morti di eroina, non c'è assolutamente paragone.
perché nei morti di alcol dobbiamo mettere a punto tutte le neoplasie che vengono in qualche modo determinate dall'alcol, tutte le cirrosi, tutti gli incidenti stradali, tutti i suicidi che avvengono a causa dell'alcol. Allora effettivamente stimiamo un numero fortemente elevato. Io qualche cosa l'ho già detto su come agisce nell'organismo, viene assorbito dallo stomaco, per il restante 80% poi passa nell'intestino, è assorbito nell'intestino, poi assorbito passa nel sangue, dal sangue nel fegato, che ha il compito di metabolizzarlo, lo dicevo prima, ad opera di questi enzimi che lo trasformano. E poi circa il 90-98% dell'alcol ingerito viene rimosso dal fegato, il restante viene escreto attraverso l'urina, il respiro, il sudore, il latte materno. Ecco un altro motivo per le donne. Non allattiamo ad alcol questo figlio. Grazie. Questi sono un po', diciamo, una diapositiva su quelli che sono i problemi legati all'alcol correlati, no? Quindi all'uso dell'alcol. Solo il 10% delle persone che bevono per fortuna diventa alcolista, però abbiamo i consumatori a rischio, i consumatori dannosi, che sono il grosso, no? E poi abbiamo la fortuna di avere anche gli astemi, per esempio chi vi parla è un astemio, ma l'astemio non ci mette niente di suo, semplicemente non gli piace. E noi dove dobbiamo andare a lavorare? Dobbiamo andare a lavorare proprio anche, non solo nel vertice, diciamo, di questa piramide, ma anche nella parte centrale, nella parte dei consumatori rischio, dei consumatori dannosi, che possono poi intanto diventare alcolisti, ma già fare danni. Cioè sono tutte quelle persone, per esempio, che vengono fermate dalla polizia perché hanno superato quel famoso limite. Non possiamo alcuni considerarli alcolisti, perché non lo sono, perché effettivamente bevono quei 2-3 bicchieri, però sono dei consumatori dannosi, dove il danno appunto viene perpetrato verso di loro, ma anche verso tutta la società. Un incidente stradale, uno muore, sicuramente un danno, no? Sul lavoro, un'altra cosa, un altro capitolo importantissimo, è il rischio dell'alcol sul lavoro. Quanta gente che ha la movimentazione di macchine, va sulle pensiline, sulle cose. Cioè, andarci da sobri è una cosa, andarci dopo aver bevuto 1-2 bicchieri di vino è tutt'altra cosa. Perché è già dopo 1-2 bicchieri che vengono alterati i riflessi. Sì, questo l'ho già detto, dove dicevo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che poi è, diciamo, l'organismo che ha sentenziato, decretato che l'alcolismo è una malattia cronica recidivante. Quindi quando il dottore Montesano parlava di questo aiuto dato dai CAT per il resto della vita, è proprio su questo che si lavora per prevenire la ricaduta, il fatto che una persona che si è curata e che quindi ha guadagnato uno stile di vita corretto, la sobrietà, mantenga la sobrietà. Perché la malattia in sé per sé porta il germe della ricaduta, del fatto che si possa ritornare a bere. Allora avere un supporto che per tutta la vita ti segua, non pensate a tutta la vita come se fosse una cosa brutta, no? Dici, ma come io per tutta la vita devo avere sto chiodo in testa? Vediamola da un altro punto di vista, c'è gente che sta peggio, pensate a tutti i diabetici, no? Per dire che hanno una malattia cronica recidivante, per tutta la vita dovranno fare determinate cure. Quindi che c'è di male? Di incontrarsi con qualcuno per tutta la vita, organizzare una festa come faranno stasera così per tutta la vita, insomma, voglio dire, è una prospettiva assolutamente rosea, non è una prospettiva da dire, ma che faccio, ci muoio su questa cosa, no, con un poco d'allegria va presa anche questa cosa. E una cosa importante è che appunto che la dipendenza, siamo noi dei centri specialistici che curiamo la dipendenza, no? Quindi ce ne facciamo cura carico da un punto di vista medico, da un punto di vista psicologico. Colgo l'occasione per ringraziare la collega psicologa che qua stasera, dottoressa Rà, ci sono gli assistenti sociali, c'è tutto, diciamo, un'equipe che sorregge la persona alcolista,
se ne fa carico a 360 gradi, quindi tutte le patologie correlate, tutti i problemi familiari, tutto quello che una persona può attraversare. E poi all'esterno, ecco, abbiamo la fortuna di avere questo tipo di iniziative che continuano l'opera che è stato fatto all'interno di un servizio specialistico. E naturalmente ci sono dei casi che arrivano, hanno bisogno di cose diverse, no? Nel senso che per fortuna, dicevo, non tutti sono alcolisti, non tutti hanno la cirrosi, e questo qui è una fortuna, non tutti manifestano danni d'organo, quindi ci sono interventi più o meno lunghi, più o meno brevi, no? Naturalmente, dove si gioca la partita? Su due fronti si gioca la partita. Dovrebbe giocarsi su tre, ma la cura la mettiamo come un dato assodato. Il resto è la prevenzione, della ricaduta. Questi sono i due momenti. La prevenzione è quando effettivamente andiamo a parlare, ma non solo a parlare, cioè si fanno degli interventi, si organizzano delle cose per far capire, anche questo di questa sera è un momento di prevenzione, no? È un momento di prevenzione perché io dico sempre quando vengono da me, questa è una cosa, non la definisco subito una malattia, lo facciamo in seguito, no? Però dico è un qualcosa che si cura con i farmaci, ma anche con le parole. Allora non sappiamo qual è la parola magica, no? Che uno può dire e in che momento la può dire. Forse stasera magari abbiamo già detto una parola magica che ha portato qualcuno in un momento di riflessione e di conseguenza sapere che oltre all'istituzione, oltre al fatto che io sono alla Lamezia, Franco Montesano è a Catanzaro Assoverato, ma è a Catanzaro. Però ci possa essere qualcuno con cui magari si può avere anche una confidenza diversa, no? Perché è più immediato il rapporto, magari una persona che si conosce, una persona del territorio, è facilitante anche poi per l'accesso al servizio. Per cui, voglio dire, è un interscambio tra noi del servizio che possiamo affidare a voi che siete sul territorio, le famiglie, noi l'abbiamo già fatto, insomma, per esempio con Bruno abbiamo affidato una nostra famiglia, e viceversa, dal territorio possono arrivare a noi gli interventi, per cui ben vengano queste cose. Andiamo avanti, Franco. Io là non ci vedo, come? Ah, vabbè, questo era sui cosi, era sullo zero, sull'alcol e la guida. Andiamo avanti. Questa è una cosa importante da dirvi e la dico a tutti perché mo guidiamo tutti, quindi non c'è la distinzione tra maschi e femmine, e anche ai ragazzi. Il fegato, che dicevo è questo laboratorio chimico all'interno del quale viene metabolizzato tutto quello che noi assumiamo, di conseguenza anche l'alcol, ha la capacità in una persona sana di metabolizzare un bicchiere di bevanda alcolica all'ora. Per cui se noi a tavola abbiamo bevuto due bicchieri, dico due che è una cosa assolutamente accettabile socialmente, no? Se abbiamo bevuto due bicchieri, prima di metterci alla guida, dobbiamo aspettare, perché ancora i nostri riflessi, quello che vi dicevo prima, la nostra capacità di vedere, di sentire è alterata. È alterata la capacità di reazione. Io vedo la macchina davanti a me, la vedo più lontana, quindi frenerò un secondo, due secondi dopo rispetto a quello che avrei dovuto fare per evitare di impattare. Quindi stiamo attenti a questo, stiamoci proprio molto attenti perché la guida... E va bene, questo l'abbiamo detto tutti nel coso, eh? Ecco, questa è un'altra cosa importante. Questa è una cosa che ognuno dovrebbe effettivamente conoscere, la dovrebbero insegnare nelle scuole, ma proprio, no? Perché noi facciamo, ed è una delle cose più frequenti che chi viene al servizio dice, io bevo vino, il vino lo faccio io, quindi non fa male, è vino buono, perché lo faccio io. Dottore, io non ho mai bevuto superalcolici, quelli non li bevo, va bene?
perché si tende a fare un distinguo su quello che si beve, no? Voglio dire, è vero, cioè io bevo vino, quello beve birra, quell'altro beve il superalcolico, ognuno immagina che siano delle cose diverse. Invece noi che facciamo questo mestiere sappiamo che non è vero, perché sempre alcol lo è alcol quello che c'è nel vino, è alcol quello che c'è nella birra, è quello che c'è nei superalcolici. Ma no, non è possibile, mi dicono loro, perché non è così. No, è così, perché la quantità di alcol disciolta in quella sostanza è esattamente uguale, quindi in un bicchiere di birra da 333 ml, quindi una birra, quella che si beve normalmente, un bicchiere di vino che è 125 ml, un aperitivo oppure un superalcolico, quello che cambia non è quanto alcol c'è disciolto, ma quanta acqua c'è in queste sostanze. Quindi è esattamente la stessa cosa. E si corrispondono a 12 grammi di alcol. 12 grammi di alcol, quindi 12 grammi in una birra, 12 grammi in un bicchiere di vino, 12 grammi in un superalcolico. Qua non si vede niente. Ah, era una diapositiva su come cambiano, a seconda dell'alcolemia, cioè di quanti bicchieri abbiamo bevuto, i nostri riflessi. Andiamo là, non si vede bene, vabbè. L'approccio ecologico sociale ai problemi alcol correlati e complessi attraverso appunto la diffusione dei CAT, club degli alcolisti in trattamento. Il CAT è una comunità multifamiliare composta da 2 a 12 famiglie e da un servitore insegnante che è una persona che si mette a disposizione delle famiglie per il cambiamento e non per forza deve essere un professionista, ma di solito sono dei volontari che fanno questo, cioè insieme alle famiglie cercano di cambiare lo stile di vita e quindi la cultura delle bere. È appunto composta da 2 a 12 famiglie. Dopo la 12ª famiglia il club si moltiplica. Si moltiplica perché la durata del club, che si fa una volta alla settimana, dura da un'ora a un'ora e mezza circa. E quindi, superata la 12ª famiglia, si rischia di non poter far intervenire tutti quanti, perché in quell'ora, ora e mezza, tutte le famiglie devono poter parlare. E, come diceva, io mi riferisco anche a una famiglia che abbiamo avuto tempo fa nelle catte di Carlopoli, diceva che il club è come un parlamento. Dice: veniamo qui e parliamo. Effettivamente è così. Non sempre parliamo di innanzitutto si parla della settimana trascorsa, e ognuno dice quello che ha fatto durante la settimana, e quello che, se le cose buone, anche le cose brutte. Non è che per forza dobbiamo parlare di alcol, si parla di tutto, e questa è la cosa importante del club. Uno magari aspetta quella settimana per arrivare lì, così tutti insieme ne discutiamo del problema. E quindi il lavoro del club è quello di far crescere e maturare le famiglie e del cambiamento della cultura generale della comunità a conquistare valore come la salute, la libertà e la pace con se stessi e con gli altri. Chi sta bene con se stessi e con gli altri credo che è una cosa fondamentale, importantissima. Noi come club degli alcolisti in trattamento siamo aperti a tutti. Noi cerchiamo di collaborare con tutti quelli che vogliono collaborare con noi, con tutte le istituzioni, cominciando dai medici condotti, medici ospedalieri,
con il comune, con l'Avis, con le società sportive, con chiunque voglia collaborare. Noi siamo aperti a tutti, perché insieme possiamo e dobbiamo cambiare questa cultura del bere, la cultura del questo stile di vita che tanto fa male, e come diceva anche la dottoressa ancora prima, il dottore, un problema che esiste e che ancora noi ignoriamo, non riusciamo ancora a entrare nella mentalità che il problema dell'alcol c'è. Parliamo a volte con tantissime persone che purtroppo hanno del problema, ma loro ti rispondono che no, loro stanno bene e che smettono quando vogliono. E questo è un problema che veramente, perché non è così, il fatto che si riesca a smettere quando si vuole non è la cosa giusta, perché tutti quanti abbiamo bisogno di aiuto. Anche nella vita normale tutti quanti cerchiamo aiuto per una cosa o per un'altra, e lì penso che nessuno si vergogna se ha bisogno di un aiuto. Perché vergognarsi allora chi ha bisogno di aiuto? Perché lì rischia veramente di stare male, rischia anche la vita, e cercare aiuto non è una vergogna, ma è bensì una grande forza di volontà che va premiata, va sinceramente premiata da queste persone che cercano aiuto. Purtroppo noi stiamo cercando di avvicinare le persone, di far capire le persone quanto sia importante l'aiuto. Insieme possiamo farcela, da sole non si fa. E poi volevo dire che nei club partecipa non solo la persona con il problema, ma bensì l'intera famiglia, come diceva anche la dottoressa Samele. E il problema non riguarda soltanto uno, ma tutti quanti, colpisce l'intera famiglia, la moglie, figli, genitori, ma anche nel lavoro stesso, anche nella società, amici e quant'altro. E quindi queste persone vengono quella volta alla settimana accompagnate dalle loro famiglie, composte dalle mogli ma anche dai figli. Nell'ultimo convegno nazionale che è stato fatto ad ottobre a Fiuggi si è discusso tantissimo della presenza dei figli nei club, e questo credo che sia stato condiviso da tutte le regioni d'Italia presenti al convegno e anche da me. Cioè, ritengo che sia una cosa importante, perché loro sono il futuro, loro potranno portare poi fuori quello che apprendono dentro il club. Loro assorbono tutto in casa, se c'è qualcuno che non sta bene per problemi di, in questo caso per problemi di alcol, loro capiscono ma tacciono, e questo non deve succedere. Ecco perché i figli sono importanti all'interno dei club, e stiamo lavorando anche su questo. Nel prossimo convegno nazionale che si farà a Brescia si farà proprio in segno dei ragazzi, si farà un convegno tutto dedicato ai ragazzi all'interno dei club. A Soveria Mannelli, come è stato anche detto, è aperto il club degli alcolisti in trattamento, il CAT, voluto fortemente dalla dottoressa Samele, che ha voluto collaborare insieme con il dottore Montesano all'apertura di questo club, e in modo
di avvicinare il più possibile le persone, non solo di Soveria, ma anche dei paesi di limitrofi. Noi stiamo lavorando, siamo tre famiglie in questo momento presenti nel club di Soveria Mannelli, e speriamo, cioè tra virgolette, che chi ha il problema di alcol possa rivolgersi ai CERT, alla dottoressa Samel, al dottore Montesano, e poter frequentare il club, dove insieme cercheremo di cambiare la cultura del bere, cambiare stile di vita, perché noi nei club non curiamo nessuno, noi non curiamo nessuno all'interno dei nostri club, ma bensì cerchiamo tutti insieme di cambiare stile di vita. Stile di vita che non è facile, però piano piano riusciremo ad uscirne da questo tunnel dell'alcol. Io sono un po' emozionato, non so se vi siete accorti, quindi sto cercando... Sto cercando di girare, ma però sono un po' emozionato. Dai. Sì, perché io mi sono scritto qui qualcosa, però poi alla fine le cose le dico di come mi escono veramente dal cuore, come diceva il dottore Montesano, non riesco a leggere. L'importante è aver aperto questo club a Soveria Mannelli, che si trova presso la chiesa nuova, presso l'ospedale di Soveria Mannelli, dove Don Fabio, che oggi non è presente per motivi celestiali, quindi no, è a messa e compagnia, ci ha dato le chiavi e ci ha donato una stanza dove noi ci riuniamo quella volta alla settimana di sabato dalle 18:30 19:30 circa, quindi siamo lì che lavoriamo per ogni settimana. E niente, non so se ho dimenticato qualcosa, sicuramente, però l'importante è aver detto che abbiamo aperto il club, questo mi interessava sicuramente, e che siamo disponibili, siamo aperti a tutti quelli che vogliono collaborare con noi. Io spero che siano in tanti, cominciando dall'amministrazione comunale che lo sta già facendo, dai medici condotti che qualcuno ho visto, dai medici ospedalieri che qualcuno c'è stato e l'ha già fatto in passato, vero dottoressa, il dottore Gabriele, davvero anche col dottore Montesano. E quindi speriamo di continuare questa collaborazione, che è molto importante. Io adesso avrei finito la mia piccola, basta. E adesso niente, volevo dirvi che ci sono presenti numerosi club degli alcolisti in trattamento, dei CAT, qui in sala, vengono da Reggio Calabria, vengono da Soverato, vengono da Sallì, e qualcuno me lo dimenticherò di quale zona, Badolato, vengono da Marisa, da Catanzaro 1 e Catanzaro 2. Quindi sono numerosi. Io vorrei che qualcuno di loro tra poco si avvicinasse anche per i saluti, se vogliono, insieme ai servitori insegnanti, Marisa, Anna, ho visto Stefania, se vogliono avvicinarsi anche loro per i saluti. Non so, la dottoressa Samele, il vostro gruppo, se qualcuno la lasciate libere di poter, se qualcuno vuole avvicinarsi pure, non sono legati, e quindi
E quindi io chiudo qua e aspetto qualcuno se vuole avvicinarsi, ma prima di tutto, ed è doveroso che io debba farlo, anche se già so la risposta che mi sarà data, vorrei che Donatella si avvicinasse a dire due parole come presidente dell'ARCT Calabria, associazione regionale club alcolisti in trattamento, che tu dicessi due parole. Dei ringraziamenti doverosi io li faccio anche a noi di tutta l'associazione, alla Prologo che ci ha ospitato, che ci ha aiutato, che ha supportato l'iniziativa di questa sera. Altri ringraziamenti oltre all'amministrazione comunale, a tutti i presenti, ai supporti che stanno dando al club che è nato qui a Soveria, li vorrei fare alla dottoressa Samele, che mi ha affascinata con la relazione, io ero incantata nell'ascoltarla, seppur dopo tanti anni nel settore, perché ha dato rilievo a degli aspetti che sono importantissimi e che spesso noi nei club dimentichiamo, perché lavoriamo con le problematiche settimanali e poi dimentichiamo quello che è il lavoro attento dei servizi che collaborano con noi e che da questa collaborazione, nel rispetto delle reciproche autonomie, viene fuori la salute di tanti. Quindi veramente mi ha incantato, perché i rilievi, le cose che ha detto, come l'ha dette, credo che meritano un'ulteriore riflessione, quindi anche dei momenti successivi, ma dei momenti successivi di incontro sicuramente, dove anche con i gruppi che vengono fatti sulla Mezzia i confronti sono importanti, si lavora ognuno con le proprie competenze nel piccolo e nel grande, nelle realtà pubbliche, nel volontariato, per la salute comune, quindi sono momenti importanti. Cosa dire? Un grazie particolare a Bruno, perché è la persona che ha attivato tutto questo, ha attivato questa serata bella fresca, non è responsabile di questo. Anzi, non c'è la neve, quindi ci è andata bene, ragazzi. E ha attivato la presenza di tutti voi questa sera, perché in realtà, Bruno, sono qui per te, per il lavoro che stai facendo con il CERT di Lamezia, con il territorio di Soveria e con il Lametino. Quindi credo che un grazie doveroso vada fatto a te e alle famiglie che insieme a te hanno aperto questo club a Soveria Mannelli. Nessuna realtà è facile, gli inizi sono sempre difficili. Quello che è importante ricordare, appunto, è essere aperti nel territorio, collaborare sempre e avere rispetto degli ambiti, perché questo è fondamentale. Non credo di dover dire altro, spero che anche i servitori presenti portino i saluti per il lavoro che viene fatto e soprattutto che qualche famiglia ti dia un in bocca al lupo in questo inizio di lavoro importante. Grazie a tutti, auguri di buon Natale per quelli con cui non ci si vede. Appunto, Donatella mi ricordava soltanto una cosa, di veramente ringraziare i soci volontari della Prologo, che mi hanno dato veramente una grossa mano a far sì che questo evento abbia potuto svolgersi. Credo abbastanza bene, è un pochino il freddo, però diciamo che siete venuti in tanti e sono molto contento. Lascio la parola al servitore insegnanti e a tutte le famiglie. Grazie. Col microfono non vado tanto d'accordo, però sono obbligato. Niente, io vi porto i saluti dal club di Soverato, faccio parte del club di Soverato, pure da parte di chi non è potuto venire, e gli facciamo un in bocca al lupo a Bruno di buon lavoro e a tutto il club, veramente, di un buon Natale, di un buon lavoro soprattutto, perché c'è bisogno qua nelle piccole realtà, lo sappiamo che anche io come ex alcolista, e chi c'è dentro sa come sono le piccole realtà nei nostri paesini, insomma, sta cultura del bene non riusciamo a toglierla. E niente, buon Natale a tutti e di nuovo buon lavoro al club di Soveria. Un in bocca al lupo.
Io ti porto gli auguri da Catanzaro 2, nostri, di quelli che non sono potuti venire. È bello essere qui perché certe volte, come qualcuno ha detto, ci si scorda un po' le cose e si pigliano magari sotto gambe. Vedere invece tante persone presenti ti sprona a dare un po' di più, perché certe volte si cade un po', come dire, nel quotidiano, diciamo nell'illusione, perché poi cadendo nell'illusione invece ci si avvicina un'altra volta al pericolo. Quindi ti ringraziamo per questo evento, che tu abbia un buon lavoro e che il tuo club diventi in breve tempo due club. Va bene? Buonasera, a me rompere le scatole, voglio di nuovo. Buonasera, ma funziona, funziona, sono Camastra, sono da Botricello, vengo dal club di Sellia Marina, dove siamo una grossi, ma una bella famiglia. Bruno, ti auguro che la tua diventi come la nostra, e che ti devo dire, in bocca al lupo come questa china, santa notte, auguri e buon Natale a tutti, grazie, grazie. Questa volta manca, vai! Allora, buonasera a tutti, mi chiamo Graziano, vengo dal club della Mezza, anzi il mio non è un club, il mio è una famiglia, chiamata famiglia Samele Raso, e che ci aiuta. La mia testimonianza, io sono, vi porto la mia testimonianza che sono un alcolista, la mia è una malattia portata un po' ereditaria, un po' da me. Volevo ribadire una cosa che non è stata detta prima sull'alcol. L'alcol, oltretutto a portare lo stato fisico mentale, porta anche allo stato di violenza di un uomo, porta alla solitudine di un uomo. Con l'alcol si diventa soli, si diventa padrone del mondo quando ce l'hai addosso. Ti sente qualcuno, ti sente più alto, più forte. Ti aggrappa a qualche cosa che non esiste. Ho portato, con la mia testimonianza, ho portato anche la mia famiglia all'esasperazione, a non poter vivere la gioia della vita, del cammino, perché incontravano sempre me in quello stato. È una forma di depressione familiare e porta alla distruzione delle famiglie, di quelli che ti sono a fianco come i figli. Cioè io i figli non li vedevo perché ero così assorbito da quest'alcol. Per me mi sentivo grande, ma in effetti non ero niente. Ero soltanto una persona che camminava nell'ignoranza, nell'orgoglio prima di tutto, perché non volevo affrontare questo discorso a parlarne con qualcuno, perché mi sentivo orgoglioso e credevo di farcela da solo. Ma non è vero. Chi ha questo problema e trova qualcuno che lo ascolti è una grande cosa. È un percorso difficile, è un percorso che devi crederci fino in fondo, devi farti aiutare. Non è che puoi uscirne da solo, devi avere la grande fortuna di avere una grande donna con te, la moglie, che subisce tutto questo dolore. Tutte le persone che ti ascoltano sono grandi anche loro, perché tu cerchi di uscirne, perché diventi anche una persona molto intelligente, diventi una persona che sai nascondere, diventi sicuro di te stesso. E poi non sei altro che una piuma che cammina senza il vento, che il vento almeno spinge qualcosa, ma tu cammini soltanto con il pensiero che non hai, hai soltanto sta forza che te lo dà l'altro, che ti distrugge, che pian piano vede la distruzione degli altri che stanno con te. Anche mia moglie in quel momento poteva andarsene, lasciare tutto
e lasciarmi da solo, sarei morto. È stata una decisione grande perché ho avuto la forza di una figlia che ha insistito drammaticamente, è venuta a casa, o tu o me, o scegli me, o scegli la via di farti aiutare. E come padre ho il dovere di dare un aiuto prima a me stesso, ai miei figli, a mia moglie e alle persone che, in cui io lavoro, perché loro lavorano per me, perché loro a un certo punto possono essere anche stanchi a sentirti sì, vabbè, adesso ce la faccio, poi vado, poi non vado, tante persone non ce la fanno, ci deve credere, è duro, non è una cosa che ne puoi uscire così. Stai sempre in una strada dove ci sono delle porte aperte, che c'è una voce che ti chiama, che potresti ricadere di nuovo. La mia grande paura sarà anche la mia grande vergogna se dovesse succedere qualche cosa, non riuscirei a fare più un gesto così. Io ringrazio la dottoressa Samela e ringrazio tutti quelli che stanno insieme a me, come altre persone che hanno il mio stesso problema, che è una malattia, non è un problema, è soltanto una malattia. Cercate di aiutare tutti, e quando ci sono queste cose, anche che non riuscite a parlare bene, non riuscite a scandire bene la parola, mettete bene i verbi insieme, ma fatelo, alzatevi. Io ho partecipato alle riunioni del lavoro che è stato il gruppo Progetto Sud che ha portato due persone a scuola di lavoro in una palestra. C'è stato un intervento sulla droga dove sono intervenuti per i giovani, per i ragazzi in questa scuola. Io mi sono alzato e mi sono seduto in mezzo a tutte le due persone. Cioè loro mi hanno applaudito soltanto per il gesto, perché vedere due persone che si trovano, sono discriminate, guardate male. Qua la cultura dell'alcol e la persona è alcolista non è ben accettata. Se tu vieni a casa di una persona normale e gli dici io mi sono tagliato un braccio, ho un tumore al braccio, sì vabbè ce n'è pure. Quando gli dici che o mia moglie dice ho un marito alcolista, non si accetta tanto bene. Neanche io stesso ne parlerei con la mia famiglia, per esempio mio fratello, mio padre, però ne devo parlare, devo dire il mio problema, la mia malattia. Sì, me la sono cercata, lo sto affrontando e ringrazio a me stesso, ringrazio a tutti. E qualcuno che ha un problema si alza, anche un minimo problema, e cercate di aiutare queste ragazze, queste mamme. Seguite queste ragazze a scuola, andatevi dietro, anche a mezzanotte dovete alzarvi per andare a vedere dov'è, andateci, perché sono molto fatte queste ragazze. E poi la più grande idea si inizia con l'alcol, però si inizia che ci siamo dimenticati che nessuno ne ha parlato, il fumo, io fumo, sono un fumatore, appena dall'alcol potete immaginare che cosa può diventare. Sto cercando di uscirne anche col fumo, sto bene, adesso sto molto bene, adesso vedo la strada, vedo la luce, sento la chiesa, sento anche la parola di tutti, mentre prima non ascoltavo nessuno. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e grazie a voi e di tutti. Ciao, buonasera a tutti. Ti porto gli auguri del nostro club di Siderno, da Reggio Calabria. E guardavo prima una cosa, vedevo tutti che ci avete un sorriso, però. Che prima magari non ce l'avevamo questo sorriso, no? O mi sbaglio io? È vero, Bruno? Un bellissimo sorriso. Grazie a tutti e buona data. Allora, un altro territorio insegnanti. Buonasera a tutti,
Mi chiamo Anna Navrozka, sono servitore insegnante del club di Badolato, vicepresidente dell'Alca Calabria. Vorrei fare i complimenti a Bruno personalmente da impegno che ha messo nell'organizzare questa bella festa, insomma, un momento di condivisione e dare un messaggio positivo, perché vedo le famiglie che stanno bene. E noi siamo, mi piace chiamarci portatori sani della salute, insomma, no? Perché altronde facciamo quello. Diamo un esempio della buona salute. In bocca al lupo per i tuoi traguardi, insomma, sono come sono come al solito. E buon Natale a tutti. Volevo soltanto ricordare una cosa. Quello che state assistendo adesso, le testimonianze delle famiglie, servitori e insegnanti, è l'Interclub. L'Interclub è praticamente il ritrovo che noi facciamo due volte all'anno. L'Interclub d'estate e l'Interclub di Natale. Questo è l'Interclub, è il ritrovo di tutti i cat della coppia, e ci siamo numerosissimi, e grazie a tutti voi, ci arriviamo alla conclusione che fa il dottore Montesano, e grazie di essere venuti a tutti, grazie. Perché questi incontri che noi facciamo, io personalmente davvero da tantissimi anni, però ogni volta sono arricchenti, sono pieni di, diciamo, spiritualità, perché questa è la spiritualità, questo è il valore spirituale, la solidarietà, l'amicizia, la disponibilità. La comprensione, questi sono i valori che anche noi professionisti nel tempo, se riusciamo, acquisiamo, almeno per arricchire la nostra professionalità, perché usciamo dalle università in maniera molto schematica, no? Abbastanza strutturati, con i camici, cioè io stesso ho fatto un percorso che comunque, al di là di quello che ha rappresentato, per me è stato importante, perché ci si arricchisce dal punto di vista umano, cioè il professionista acquisisce umanità, e questa è una cosa fondamentale, poi in particolare nel nostro lavoro, cioè voglio parlare della nostra professione, perché non siamo i chirurghi della sala operatoria, ma siamo a costante contatto col disagio, e quindi in questo caso dobbiamo in qualche modo elaborare il disagio stesso e venire incontro a chi ce lo porta con tanta sofferenza e dare delle risposte che dal punto di vista professionale poi sono limitate, cioè sono necessariamente limitate. Abbiamo competenze, voi avete dimostrato quanto ne avete, i risultati che ottenete, anche noi nel nostro piccolo cerchiamo di fare il nostro dovere, però poi insomma no, ci sono sempre dei limiti, perché la complessità con cui ci confrontiamo, la multidimensionalità che noi affrontiamo quotidianamente è enorme, la difficoltà è notevole, quindi non si può che avere risultati solo se lavoriamo insieme. E questo è il senso, questo è il grande senso di questi incontri, del metodo Udolin, del messaggio che il professore ci ha lasciato, perché il professore era un grande uomo, era geniale, aveva queste intuizioni, riusciva a lavorare con gente come noi per farci capire che comunque dovevamo cambiare prima di tutto noi per poter poi avere dei risultati nel nostro lavoro. Questo è un interclub, questo è proprio l'incontro tra persone e famiglie che stanno facendo questo percorso di sobrietà, questo termine introdotto dal professore che ci lasciò all'inizio sempre molto perplessi, non vuol dire sobrietà ovvero bere poco, ma significa non bere innanzitutto, astenersi dall'alcol perché quello è il problema sostanziale, ma fare un percorso anche di cambiamento nella vita, acquisendo valori, coltivando l'amicizia, la solidarietà, questi momenti insomma di convivialità.
Abbiamo ringraziato tante persone, è chiaro che qui sono stati dei motori, no? Nel territorio, nel Reventino, motori siete stati voi, sono stati loro stessi, però indubbiamente il sindaco Galigiuri quando era sindaco e poi assessore Bruno, ma abbiamo dimenticato Graziella Mazza, la moglie che ha aperto il primo club a Carlopoli, è anche doveroso perché stiamo giustamente tributando i meriti a Bruno, ma tu sei stata tra le prime a accogliere il messaggio e portare avanti questa esperienza. Quindi cosa possiamo dire? Mi pare di poter essere soddisfatti, mai troppo, perché se siamo troppo soddisfatti poi riusciamo, no, di adagiarci e di non raggiungere risultati a lungo termine, che naturalmente devono essere particolarmente ambiziosi. Non possiamo riferirci a un solo club a Sovrima, un club a Sovrima Mannelli è pochissimo, cioè stiamo iniziando un percorso importante, ma dobbiamo sapere che partiamo veramente dal minimo per cercare di arrivare al massimo, e il massimo sarà, se possibile, lo otterremo se possibile unendo le forze tutti insieme, lavorando perché si diano risposte alle famiglie che hanno problemi alcol correlati. Alla fine il vero messaggio che non dobbiamo dimenticare è che sì, ci incontriamo, siamo contenti, adesso mangiamo e gustiamo le cose che avete portato, facciamo una bella festa, però stiamo cercando di organizzare una rete di servizi in collaborazione anche col volontariato che dia risposte concrete a queste famiglie e quelle che sono fuori da qui, che hanno questi disagi che sono numerosi e che soffrono terribilmente, perché noi sappiamo quale sofferenza ci portano le famiglie quando vengono a chiederci non aiuto, che è brutto questo termine, ma un intervento, un sostegno, si rivolgono a chi pensano che possa dare una risposta, e se non gli diamo risposte, insomma, la delusione è veramente notevole. Quindi davvero grazie per la disponibilità e per la presenza. Io penso che possiamo concludere in maniera abbastanza soddisfatta e dire davvero un grazie a tutti voi e un forte, fortissimo augurio sia per il lavoro del club che per le feste natalizie che stanno per arrivare.